Allora, è arrivata la comunicazione ufficiale da parte della Juventus. Annuncio quindi della società che mi fa veramente deludere, cioè mi rende deluso. Io non sapete quanto io sia deluso in questo momento. Non avete idea della mortificazione che aleggia e dell'angoscia che sinceramente mi sta pervadendo in questo momento. Innanzitutto, ragazzi, come va? Come state? È arrivato un annuncio ufficiale da parte della Juve che riguarda un giocatore della nostra squadra. È un annuncio molto delicato, è un annuncio che è arrivato in mattinata. Io non so quando girerò, quando insomma vedremo sto video, però comunque io lo sto lavorando, ci sto lavorando adesso, è arrivato pochi minuti fa. E veramente mi rendo conto che è finita la Juve, cioè secondo me di fronte a tutto questo la Juventus appare veramente male sotto tutti i punti di vista. Appare malissimo e sono veramente costernato nel dirlo. Prima di iniziare, che dovete fare? Tre cose molto semplici: l'iscrizione, il solito like, la solita campanellina sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Vi ricordo che non c'è assolutamente, ragazzi, modo per vedere i video se non questo tipo. Mi raccomando, attivate sta campanellina, se no non vi arriva niente. Se vi va, ricordatevi. Di attivare che cosa? Sono solo le notifiche, ma anche un'altra cosa. Io guardate, non riesco manco a parlare per troppo che sono nervoso su sta cosa. Vabbè, seguitemi sui social che mo parliamo bene di sta cosa. Allora, annuncio della Juve: Bremer ha una clausola da 60 milioni di euro. Una clausola rescissoria. Che cos'è una clausola rescissoria? Lo sapete, per i pochi che non lo sanno, lo spieghiamo. Una clausola rescissoria è una somma di denaro che un club può pagare per un tuo giocatore senza trattare. Quindi, se arriva una squadra che vuole pagare 60 milioni di euro per Bremer e Bremer vuole andare in quella squadra, tu non puoi opporti alla cessione di Bremer, in quanto loro pagheranno la cifra che giustamente è scritta sul contratto e ovviamente in seguito tu riceverai i soldi e Bremer andrà via. Perché mi fa arrabbiare questa cosa? Perché innanzitutto le clausole rescissorie sono stupide. È roba da squadra di terza categoria. Una squadra che ambisce ad essere una squadra come la Juve, una squadra che ha il palmarès, che ha tutto, una squadra non può mettere una clausola rescissoria su un giocatore così importante. Non lo può fare. Una clausola rescissoria su un giocatore così importante non lo puoi mettere. Non la puoi mettere. È una clausola rescissoria ridicola, tra l'altro, è stupida e al pensiero che Bremer, che è uno dei nostri pochissimi giocatori decenti che sono in campo, possa andare via in Premier o da un'altra parte per 60 milioni è ridicolo, perché oggi giocatori che fanno pietà vengono venduti a 80-90 e io mi devo privare di Bremer per 60 dopo che l'ho comprato a 50 e l'ho ammortizzato poco. Quindi questa è l'ennesima dimostrazione che abbiamo una società di incompetenti. Quindi voi a voglia parlare dell'allenatore, dei giocatori, quello che è da cambiare qui, la prima cosa da cambiare è la società. Perché io ho preso Bremer dal Torino 2 anni fa e gli ho fatto firmare un contratto fino al 2028 e lui come per firmare il suo rinnovo mi ha detto che io dovevo mettergli una clausola rescissoria. Quindi già che lui ha fatto questa cosa, già si capisce che lui non ha nessuna intenzione di diventare grande qua. Cioè non ci vedono come una squadra, come ci vedevano 3-4 anni fa, come un punto d'arrivo. Nessuno ci vede come un punto d'arrivo. Nessuno ci vede come una squadra capace di rappresentare un futuro per loro, cioè ci vedono come una tappa, capito? Siamo diventati come quelle squadre di seconda fascia dove vai in una tappa e poi te ne vai in una squadra che loro ritengono migliore, perché poi le cose vengono dette in maniera diversa. Il fatto che tu vada a vendere un giocatore come Bremer a 60 è veramente vergognoso, perché tanto la clausola la pagherà, non è che tu non lo, al 99% Bremer quest'anno va via. Cioè, te lo dico ora per evitare che tu abbia delusioni. Al 99% Bremer va via quest'anno, perché uno che c'ha una clausola da 60 milioni, che c'ha ste prestazioni, 60 milioni so 2 euro. Capite qual è il discorso? Quindi a me sta cosa qui fa arrabbiare tantissimo.
Cioè, mi rende proprio deluso. Mi stanno. Allora, la Juve è stata umiliata. A noi ci stanno a umiliare tutti. In società, a noi ci umiliano. Voi ancora non avete capito che la rabbia che indirizzate nei confronti di allenatori e giocatori la dovete indirizzare nei confronti della società. Quella rabbia lì, quell'odio viscerale che vi esce fuori nei confronti dei giocatori, nei confronti dell'allenatore, dovete farlo uscire fuori quando si parla di società, perché lo vedi? Tu non sarai mai grande come una volta finché non comincerai a tenere i giocatori più forti. Ah, ecco la situazione qual è. Adesso, dopo 2 anni che tu hai reso Bremer uno dei migliori centrali d'Europa, perché Bremer è uno dei centrali migliori d'Europa, tu lo devi vendere perché hai messo sul contratto una clausola rescissoria. Perché io il contratto, non, io il contratto, io la clausola non, te le, non, non le metto. Cioè, per me è ridicolo perché Bremer oggi non vale 60 milioni, ne vale 80. Capite? 80 milioni di euro, capito? Che non potremmo guadagnare, non potremmo prendere, perché loro hanno messo la clausola a 60, perché non guardano la Juve e vedono una squadra nella quale provare a crescere gradualmente, ma vedono la Juve come una squadra, noi dobbiamo guadagnare subito perché sistemiamo il bilancio e poi la gestiamo come se fosse una squadretta di terzo luogo. Allora, quando pensate a chi sta rovinando la Juve, ecco, pensate a loro, capito? A loro dovete pensare, a chi fa sti contratti dovete pensare, perché la società come si deve che c'ha ambizione, anzitutto la finisce con le clausole, seconda cosa tira fuori i soldi, punto e basta. I soldi non sono solamente quelli dell'aumento, non sono solamente quelli per coprire i debiti, servono soldi per comprare giocatori di livello e tenerli, punto e basta. Oggi a essere così ignoranti da dire che bisogna guardare all'equilibrio, oh tesoro mio, ci sono squadre in Europa che sono equilibrate e vincono un sacco di trofei perché sanno spendere. Tu non sai spendere e non spendi. Punto. Questo è il discorso. E ora con Bremer venduto, perché sarà venduto a 60 milioni, ora vediamo chi prendi. Prenderai l'ennesimo giocatore decente, inferiore a Bremer, che metterai titolare per 2 anni, perderai le partite perché avrai gente inferiore. Darai la colpa all'allenatore perché c'hai gente inferiore e tra 2 anni venderai pure quest'altro. Questo stai facendo. Credevo che questo fosse una fase temporanea. Credevo che questo fosse una cosa diversa. Credevo che qualcuno potesse comprendere che non si è normale, cioè non è normale il fatto che tu prendi un giocatore, lo fai crescere e poi lo vendi come se fossi la Juve, questa qua. Questa è la Juventus, noi abbiamo fatto queste cose ai tempi di Marotta, i primi anni con Marotta lo facevamo, quando vendemmo, ci furono delle cessioni con Marotta, ma erano offerte molto alte che facevano la differenza. Invece mo sta a vendere Bremer a 60, che è un prezzo di mercato inferiore a quello che è il valore, capite? Un prezzo di mercato inferiore a quello che è il valore del giocatore. Se tu sei contento così. Cioè, io personalmente parlando mi ritengo veramente deluso da tutto quello che sto vedendo. Capito? Ma mi raccomando, lamentiamoci dei giocatori, lamentiamoci dell'allenatore, lamentiamoci di tutto, ma della dirigenza non ci lamentiamo mai. Capito? Non v'azzardate, la gente non s'azzardi a lamentarsi della dirigenza. Capito? Che è composta da gente che non sa niente. E parla, capito? Non sia mai dare le colpe a chi ce le ha sul serio e provare anche solamente a dire: oh, abbiamo già una rosa che fa schifo letteralmente perché solo 3-4 se ne sapono. Vendiamo anche quelli buoni, capite? Mi raccomando, tutto normale. Facciamo restare tutto normale, tanto è tutto normale, capite? Mo vi prendo la parola, no, non voi, ma loro, mo vediamo. Chi prenderanno? Perché tanto Bremer andrà via, te lo ripeto un'altra volta, Bremer andrà via velocemente dalla Juve, perché Bremer stesso non ci vuole rimanere alla Juve, perché uno che se fa mettere una clausola rescissoria sul contratto già se ne vuole andare. E allora mi vengono i nervi pure con Bremer, perché ti abbiamo preso che stavi in mezzo alla, diciamoci la verità, dai, dai. Giocava al Torino Bremer e su di te nessun top club ha voluto investire. T'abbiamo preso noi, t'abbiamo pagato un sacco di soldi, t'abbiamo dato uno stipendio all'altezza. Tu che cosa fai? Anziché provare a tornare ai livelli precedenti con una Juventus che sai che è uno dei club più. Sapete che cosa fai? Stai 2 anni, fai mettere la clausola, no, vai in premio. Allora andatevene tutti, la colpa è solo ed esclusivamente della società che ha accettato sta cosa, perché se no tu vuoi andare via, bene, vuoi andare via, vai via, te vendo al prezzo che dico io, no, a 60 milioni. A 60 milioni ci compri gli scarpini. Questo è, perché ci sono giocatori molto meno forti che vengono comunque venduti a molto di più. Quindi lascia perdere l'ennesimo errore.
Questo è l'ennesimo errore che non serve a niente. L'ennesimo errore, l'ennesima stupidaggine, l'ennesima cavolata inutile che non serve a niente, che non c'ha niente a che vedere con la realtà delle cose. Ma tanto sta cosa qui la dimenticheremo, perché la gente la dimenticherà. La gente pensa che Elkan sia buono, straordinario, che i nostri dirigenti siano tutti bravi e vogliono il bene della Juve. Se vede come vogliono il bene della Juve, piazza clausole che non serve a niente. A loro interessa solo guadagnare, ristabilire sto pareggio di bilancio, e quando avranno fatto il pareggio di bilancio poi non faranno più niente, non compreranno manco i giocatori, le faranno restare tutto così. Perché tanto che gli frega a loro, tanto a loro gli frega solamente del denaro. Ma mi raccomando, concentriamo le nostre critiche ancora una volta sulle persone errate, sulle persone sbagliate. Già abbiamo una rosa che fa pietà, perché fa pietà. Levaci pure qualche, due o tre giocatori ci sono rimasti, levaci pure quelli. Perfetto, perfetto così, va bene ragazzi. Poi dipende pure da quello che farai col mercato, mi raccomando al mercato, Prendi tutti i giocatori di quarta lega, perché noi non dobbiamo prendere i top o provare a prendere giocatori di talento per cercare di riprenderci. Prendiamo tutti i giocatori di quarta lega che costano 3 milioni di euro l'uno, perché tanto noi, capito, tanto noi non abbiamo esigenza di niente. Lasciamo perdere, guarda, lasciamo perdere, perché mi sono incazzato veramente, mo basta davvero e non va bene. Cioè, mi sono veramente arrabbiato, scusatemi ragazzi, ma non si può vedere. Non si può vedere, non si può sentire, non si può fare letteralmente niente. Siamo arrivati a essere una società come la Roma e la Lazio. Stiamo arrivati, ci vendiamo i migliori giocatori. Se voi siete contenti di questo, voi non lo so, io non sono contento di niente, io non sono contento proprio di niente di quello che vedo, sinceramente parlando. Poi ognuno la vede a modo suo, ci mancherebbe altro, ma io non vedo niente di decente, niente di positivo in quello che sto cercando di capire. Ragazzi, non si fa niente, non voglio fare nulla di particolare, ma mi sento veramente deluso da questa cosa, ragazzi. Fatemi sapere, Vita, cosa ne pensate.